Ciao gente, io sono Zeriel, lui è Jacer e oggi siamo qui per Brother 182. Boom! Le domande di questo episodio saranno tutte a tema videogiochi, domande che avete fatto voi su Twitter utilizzando l'hashtag Brother182. E adesso il nostro Jacer andrà a leggerci le domande. Avete mai pensato di creare un videogioco tutto vostro? In realtà in questo momento sto lavorando a un mio videogioco. Sì, nel senso, realizzare videogiochi è il mio lavoro. E in questo momento sto realizzando un videogioco dove sto davvero mettendo tanto, tanto di mio. Quindi in un certo senso è come sì che sto realizzando un mio videogioco. Però non c'entra lui. Faccio due lavori diversi. Esatto. Fareste mai un videogioco con i personaggi di Strips? In realtà nelle mie fantasie più recondite sì. Esiste già la struttura del gioco, del gameplay e di come dovrebbe funzionare. Il problema è che un conto è la mia fantasia, un conto è la realtà, e benché mi piacerebbe farlo, la vedo molto molto impossibile. Però beh, se non sarà un videogioco, magari potrebbe essere qualcos'altro sicuramente. Il titolo provvisorio era Strips Fighters. Da piccoli preferite giocare con le macchinine o ai videogiochi? Macchinine? Ma abbiamo mai giocato con le macchinine? Sì, tu avevi le micro machine. Il camper delle micro machine! Si apre il camper di micro machine. In realtà giocavamo tantissimo anche non ai videogiochi. Vabbè, sì, ma infatti ribadisco che noi si giocava poco in realtà ai videogiochi, andavamo piccoli. Esatto. E poi vivevamo in campagna. Sì, quindi non so, che giochi all'aperto. Si giocava all'aperto, in mezzo ai campi. Sai, proprio come quando fai i racconti dei ragazzi degli altri tempi. Sì. In mezzo all'estate, ai campi di grano, al fieno. No, siamo allergici, quindi pensa un po' te. Col cane che corre, che non c'avevamo, però vabbè. Mio fratello è ossessionato da Minecraft, anche voi lo siete? No. C'è un videogioco il quale non vi stancherete mai di giocare? Se sì, quale? Crash Bandicoot, secondo me. Il 3, sì, per la precisione. Secondo me Crash Bandicoot 3. Ho giocato talmente tante volte ormai. Sì, giocato. Abbiamo platinato al 104%, che era, cioè più del 100%, sì, almeno 2-3 volte. E lo rigiocherei ancora, tra l'altro. Qual è la vostra azienda di videogiochi preferita? Azienda? Sì. Ubisoft. Questa marca. Ah, perché lui ha lavorato per Ubisoft. Sì, allora ho capito, però allora io dovrei dire Bad Seed, perché Bad Seed è la mia società di adesso. Beh, aziende di videogiochi di qualsiasi. Però sperate che scherzo a parte, Ubisoft secondo me nel complesso ha un buon pacchetto di videogiochi. In realtà ho notato che, scrivendo e scherzando, la maggior parte dei giochi che ho sono di Ubisoft, perché spazia da un Rayman a un Assassin's Creed, Watchdog, a cose più simili indie tipo Valiant Art o Child of Light. Cioè ha tanta varietà Ubisoft, e quindi mi piace per quello. Se poteste entrare in un videogioco, quale sarebbe? Uno tipo My Little Pony. È coso, Mortal Kombat. Pescevo. In realtà la risposta seria penso che sia Pokémon. La mia era la risposta seria. Cosa? Hentai? No, Interpoli, è un mondo così bello, allegro, fai quello che vuoi. A me piace il mondo di Pokémon. Il mondo di Pokémon è vero, il mondo di Pokémon è colorato, pieno di allegro, è avventuroso, ha tutto il mondo di Pokémon. Allora c'è anche il mondo di Pokémon, ma non di Pokémon Go. Sei tu da solo nel vuoto, esatto. Poi tanto un Pokéstop se sei Amici! Fortunato. Altra domanda, quante console abbiamo? Facciamo prima Nintendo. Game Boy Color. Advance SP. Game Boy PSP. No, Game Boy PSP, che cazzo è? Game Boy Advance, diciamo. SD cos'è? DS. Non è DS, DS è quello che apri. E l'altro era SP. Non SD, cazzo, è una schedina, lo metti, lo togli. DS, 3DS, XL, Wii U, PlayStation 2, PlayStation 4 e la PSP. Che tra l'altro ho dimenticato di averla. Dopo tipo 3 anni apro un cassetto, guardi, ho una PSP. Sì, l'avevo comprata io quando stavo male. Poi abbiamo giocato soltanto a un gioco, basta. Birds by Sleep, fine. Dove lasci Core Crisis? Vai, devo avere tutte le console. Sì, penso, già conosco un po', che sento già la mamma che fa: quante console avete comprato? E chi è più bravo a giocare? Dipende dai videogiochi. Beh, in realtà in quasi tutti i giochi vinci te, sì, quello è il problema. Cioè penso Pokémon sia l'unico gioco dove riesco ancora a batterti. È l'unico gioco dove non sai giocare. E chi è il più competitivo quando giochiamo? Ecco, appunto, secondo me il più competitivo sono io. Ed è per quello che mi incazzo che lui vince, perché io mi impegno su. Quando tipo giochiamo a Mario Kart così, sono tipo lì che gioco così, e lui invece lì. Sì, ho detto Mario Kart col joystick da PlayStation, il joypad. È chiaro il concetto, anche Tekken, Street Fighter. Tekken sono fortissimo. Qualsiasi altro gioco, cioè io sto così. Mi fa male le dita, cazzo! E lui. No. C'è solo la PlayStation. Qual è il videogioco a cui giocate di più insieme da piccoli? Boh, in realtà il gioco che abbiamo giocato di più insieme in generale è stato Super Smash Bros. Brawl. Sì. Perché c'era appunto una metà storia molto interessante, che potevi giocare in due, era molto lunga. Sì, è molto sì, bella, sì. E abbiamo praticamente passato non so quante serate a giocare a questa modalità, sì, in due, sì. Win Xbox One Now, punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo. La domanda è: PlayStation o Xbox? PlayStation.
Allora, rispondiamo PlayStation, perché? Perché abbiamo sempre avuto la PlayStation, sì. Perché in realtà, diciamo le cose come stanno. Cioè le console più o meno sono uguali. Si equivale. Quindi alla fine uno cosa compra? Compra la console in base al pacchetto di videogiochi esclusivi, sì, che ci sono dentro. E il pacchetto PlayStation ha sempre avuto un sacco di esclusive che ci interessavano di più, da Final, esatto, Fantasy, Kingdom Hearts e più, sì, tutti i titoli che sono usciti dopo, da Uncharted. Sicuro che tutti questi titoli non c'erano anche per Xbox? Solo PlayStation. Dove lo leggi? Solo PlayStation. Ah. E quelli sono Xbox cosa sono? Solo Xbox. Grazie al cazzo. Il gioco con la grafica più bella secondo noi? Secondo me per ora il gioco con la grafica più bella che abbiamo visto, parliamo di console, anche se comunque è The Order. Non mi rapporto, proprio la più bella. Sì, secondo me la più bella, nel senso non, sai, tutti dicono giochi su PC, hai la grafica più compatta, più bella, più figa, bla bla bla. Gioco su console e posso dire che The Order per ora è il gioco dove ho visto la grafica in assoluto più bella di tutte. Perché più che altro, sai, finché fai gli env sono tutti bravi, più o meno, sì. Quando vai sulle persone è già così così, quando vai sui capelli, su quelle cose lì, inizia a fare più fatica. Quindi secondo me lì li hanno davvero fatti bene, certi momenti sembra di giocare un film. E in realtà aspetto di vedere Horizon, quello dei dinosauri meccanici, che anche quello sembra avere una grafica superba. Tutte esclusive PlayStation, eh. Un film, libro che vi piacerebbe diventasse un videogioco? Nessuno. Perché ogni volta che viene un videogioco tratto da un film o da un... Beh, dai libri magari può essere carino, ma stai dicendo? Dove? Quando? Dimmi un videogioco tratto da un libro bello. Non ne conosco neanche uno tratto da un libro. Beh, The Witcher. È bello o brutto? Che so, chi ha mai letto il libro? No, qua è gioco. Ah, il gioco è bello. Allora vedi che non è sempre. Nei film, sì, infatti giochi c'è l'autore che è incazzato perché tutti quanti conoscono The Witcher per il gioco, e tutti dicono che lui che ha fatto il libro dopo, sai, come tutti quei libri fatti dopo che fanno un po' cagare. Allora vedi, nei libri può essere interessante qualcosa. Vabbè, nei film, no. Però qua ci chiedeva se noi vorremmo, ci fosse qualche film o qualche libro che vorremmo creare un gioco. E che vorrei il gioco del libro Succede. Che cazzo è il videogioco di Succede? Bene ragazzi, direi che per oggi il video si può chiudere qui. Avete fatto un sacco di domande, alcune anche molto interessanti sui videogiochi. Quindi ci vediamo al prossimo video dove risponderemo alle altre domande a cui non abbiamo risposto oggi. Ciao! Dovevo dire iscrivetevi al canale, quel robe lì. Andre, stavo facendo la rockstar.